Cioè, è iniziata la partita senza attaccanti. Senza attaccanti. Quindi le scelte tecniche, secondo lei, non sono... Secondo me è limitato, come Nesta e tanti altri. Un po' deluso per questa sconfitta. Deluso. Ma cosa manca, secondo lei? Cosa sta mancando? Ha regalato un tempo al Frosia, al Como. Siamo un po' giù, purtroppo. È un momento no. Perché? Perché non va? Un po' l'allenatore, secondo me, ha sbagliato oggi. Perché doveva mettere qualcosa di più davanti. Abbiamo giocato così. Sembrava una squadra molto alla difensiva, quindi... Speriamo per la prossima, con pareggio. Grosso ha provato in tutti i modi per raddrizzare la partita, però l'ostruzionismo loro e tutto il resto, purtroppo è andata male, non possiamo fare niente. E che dobbiamo fare? Niente. Purtroppo pure stasera Perugia male, hanno giocato male. Oggi, insomma, un pochettino meglio, però loro dopo tutti chiusi dietro, due gol in piedi, non è neanche facile. In 11 tutti dietro, che dobbiamo fare? A parte che oggi ci ha detto pure male, che non volete entrare alla palla, certe partite sono proprio così. Ma io non ho capito perché Grosso ha fatto tutto questo stravolgimento. Avrei messo la punta già inizialmente. E paghiamo questa sconfitta per gli errori del portiere, come sempre. 3 punti persi contro una squadra la peggio vista qui allo Stirpe e la più scorretta in tutti i sensi. Che ti dico, purtroppo capita anche questo, si va un po' sotto porta, cioè sembrava una marea di palle gol, poi alla fine invece loro ne fanno un paio, addirittura il portiere è venuto sotto a noi e ha fatto così, come per dire addirittura abbiamo segnato, non ci credo.